Dopo Sanremo, quali sono le tue prossime avventure discografiche? Le mie prossime avventure discografiche, dunque, intanto l'uscita immediata dell'album che si chiama Odissea e che contiene anche Le Verrà, ovviamente. Qual è il tuo rapporto dopo Sanremo con il pubblico? Il mio rapporto è cambiato? Con il pubblico? No, non è cambiato, è migliorato. Cambiato in questo senso, voglio dire, cioè non è cambiato perché, voglio dire, il mio atteggiamento nei confronti del pubblico è stato sempre lo stesso, quello di grande amore, di sentire un grande trasporto nei confronti del pubblico. E quello è rimasto. Tu hai detto in tante interviste che scrive canzoni a tutta forza, ogni minuto quasi una canzone, l'avevi detto in una delle note della trasmissione televisiva, e poi da queste... No, ma... ma più o meno, insomma, scrivi a tutta forza. Da dove viene questa tua forte ispirazione a scrivere? Che ne so, forse dalla... dall'incazzatura, no, non è vero. No, ma non lo so. Veramente non lo so, perché non esiste una formula precisa, voglio dire, per scrivere. Io sento l'esigenza di scrivere molto spesso, ecco, e quindi lo faccio molto molto volentieri. Hai tempo per fare altre cose? Come no? Ci mancherebbe altro. Cosa fai di bello? Tutto, gioco a poker. Poker. Vinci o perdi? Vinco. Allora vinci anche qui al Disco Inverno con la tua canzone, e quindi sei un vincente. Oh, sembra di sì. Allora, bravo, Mango. Non me ne accorto di questo. Bravo e vincente.